Buonasera a tutti, siamo qui per questo evento speciale al Cinema Eden ed Ensam con Paolo Cochi. Siamo riusciti ad acchiapparlo in tempi veramente stretti. Avevo subito contattato su Facebook sul suo gruppo che porta avanti per divulgare la sua ricerca sul mostro di Firenze e guarda caso è una citazione, possiamo dirle, che è il salto del capretto, citando Pietro Pacciani. E nulla, ci tenevamo a organizzare un evento di questo tipo portando proprio Paolo qui presente, giornalista freelance, documentarista che si occupa in maniera trasversale di tutti quelli che sono i cold case italiani, non soltanto il mostro di Firenze, dal delitto Narducci, pensiamo al delitto di Via Poma, fino anche al delitto Pasolini. Però, visto che il mostro di Firenze ormai si è innervato come una vera e propria mitografia, non solo italiana, sì, ma soprattutto regionale, noi siamo qui in Toscana, quindi abbiamo toccato con mano, io forse non ero neanche nato, sono nato l'anno dell'ultimo delitto, quindi pensa un po', però comunque ha affascinato e anche spaventato per quella che è stata forse una serialità quasi di stampo americano che ha toccato il nostro territorio. Abbiamo scelto proprio di invitare Paolo per un semplice motivo, perché è uno dei giornalisti ricercatori che ha affrontato il caso in maniera prettamente scientifica, cioè chiaramente non si è mai lanciato in sovrainterpretazioni, ma ha cercato di affrontare quello che è il cold case per eccellenza attraverso le prove in maniera proprio oggettiva, possiamo usare questo termine. Quindi siamo molto contenti che qui con noi, e la notte è lunga e faremo questo viaggio, questo excursus nel mostro di Firenze. Lui ci racconterà quello che è noto o quello che è meno noto anche agli appassionati e non, e poi ci troveremo a parlare con qualche domanda, anche spero che il pubblico possa intervenire per vedere a che punto siamo anche in questo caso che sembra sempre riprendere vita di decennio in decennio. Quindi grazie Paolo di essere qui con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Non rimani tu? Qua, sì, dai. Grazie di essere venuti, appunto come diceva Marco, un caso sempre pulsante. Quest'anno sono 50 anni dall'inizio di questa vicenda, esattamente nell'agosto del 68 iniziava con il primo delitto di Antonio Lobianco e Barbara Locci, Castelletti di Signa, la vicenda del mostro di Firenze. Una vicenda che in 50 anni è stata caratterizzata, a parte gli 8 duplici omicidi del cosiddetto mostro, da una serie di cose incredibili a livello di indagine, a livello di giudiziaria, di processi, quindi sentenze di colpevolezza, assoluzioni, controsentenze, indagini. Prima il mostro era Pacciani, poi no, prima ancora erano i sardi, no? La pista sarda, e quindi furono messi in carcere vari personaggi, poi scagionati dal mostro che uccideva mano a mano. Dopo abbiamo avuto Pacciani, che prima viene condannato, poi assolto, muore in attesa di giudizio. Ecco, questo è un dato che non tutti sottolineano, perché nell'immaginario collettivo il posto di Firenze dice: ah, Pacciani, i compagni di merende. No, non è finita così, neanche giudiziariamente, perché Pacciani muore prima del giudizio, quindi muore in attesa di giudizio con l'ultima sentenza che era di assoluzione, mentre vengono condannati i complici di Pacciani. Condannati i complici di Pacciani solo per 4 duplici omicidi, quindi non si sa gli altri precedenti chi li ha fatti. Quindi da un punto di vista giudiziale è un casino, è un casino. Quindi hanno poi seguito altre indagini, altri processi sui mandanti, che è un'architettura non
propriamente idonea a casi di delitti a sfondo maniacale, a sfondo sessuale, quindi non si è mai visto al mondo, non c'è un caso dove esistono più persone ad agire sotto un mandante per una serie di delitti a sfondo sessuale, non esiste in letteratura, quindi questo proposto dalla procura fiorentina dell'epoca è anche attuale, mi pare, perché non credo si sia cambiata idea, è un teorema che non esiste al mondo, è un teorema che potremmo anche accettare se avessimo le prove, il problema è che non ci sono queste prove, quindi è rimasto sospeso anche da un punto di vista giudiziario, e questo ha fatto sì che negli anni sono nate tutta una serie di teorie, ne ho contate circa una decina, l'una diversa dall'altra, su chi era il mostro di Firenze, se era una persona, più persone, determinate persone con l'appoggio di altre, quindi ogni anno noto che specialmente i giornali, poi determinati giornali e trasmissioni televisive di basso livello propongono in estate un nuovo mostro, no? L'altro anno c'era il legionario con un altro medico, poi è rimasta così per un anno, non abbiamo saputo più nulla. Quest'anno c'è stato le rivelazioni di Izzo, che conosciamo tutti come il mostro del Circeo, che ha detto determinate cose, per riscontri fino adesso non se ne sono avuti, e poi c'è stato l'uscita di quel giornalista che avrebbe raccolto la confessione, addirittura che sarebbe un signore di origine americana che non solo era il mostro ma era anche Zodiac, quindi con un colpo ne abbiamo presi due. Questo è insomma il quadro abbastanza desolante dell'attuale situazione del mostro di Firenze. Ecco, io ho dato un po' un'inquadratura generale, se vuoi tu farmi qualche domanda oppure voi, non so se... Beh, noi sappiamo che il mostro di Firenze come arco temporale, no? Ora è il cinquantennale, certo che è un anniversario un po' nefasto, insomma, perché come dicevi tu dimostra che più che un caso è diventato un casino, perché in 50 anni non siamo riusciti minimamente ad avere uno straccio di prova, no? Per quello che è il caso. Però Luca ha attraversato 17 anni, e soprattutto io, per cercare di ricreare una sorta di cronologia di quelli che sono gli eventi, tu hai citato giustamente il primo per eccellenza, che è del 68, che è quello che sia per la comunità di appassionati, sia anche per alcuni ricercatori che penso facciano anche il tuo lavoro, c'è un dubbio, un interrogativo nel voler comunque di staccare quel primo delitto a sfondo sessuale, quasi fosse una resa di conti privata, rispetto invece a quello del 74 e poi all'escalation molto più ravvicinata degli anni 80. Quindi era anche da capire qual era la tua posizione. La mia posizione la dico molto chiaramente nella serie che andrà in onda dal 9 luglio al 16 luglio su Italia 7, tutte le sere alle 22, e poi uscirà ad agosto in DVD con Roberta Bruzzone. Il primo delitto, quello del 68, è sempre del mostro di Firenze. Perché è sempre del mostro di Firenze? Questo l'ho detto nella prima puntata della serie. Perché innanzitutto abbiamo la stessa arma e i stessi proiettili, quindi già questo è un elemento. Secondo, abbiamo lo stesso scenario, quindi una coppia di amanti in macchina nei dintorni di Firenze. L'unica differenza sta nella presenza di un testimone. Qui abbiamo il bambino, che era il figlio della Barbara Locci, che era sdraiato sul sedile posteriore, di cui probabilmente l'autore del delitto non si accorge della sua presenza. Molti connotano questo delitto come un delitto passionale, no? Perché non ci sono scissioni, non c'è un overkilling sui corpi dei due
delle due vittime. Ma questo è semplicemente dovuto al fatto, secondo me, che proprio perché c'era un bambino e quindi un testimone, ed essendo il primo delitto di quest'autore, di questo che poi viene chiamato il mostro di Firenze, credo che lui si sia inibito proprio per la presenza del bambino e quindi abbia compiuto l'atto e sia andato semplicemente via. Prova di questo è il fatto che il bambino raggiunge a piedi la casa, una casa di campagna del signor De Felice, che era un signore con la moglie che abitava a 2,7 km. Quindi fa 2,7 km per arrivare a questa casa e poi viene salvato da questa famiglia. Io non so adesso quanto, se avete visto già dei documentari, avete già visto qualcosa, io più o meno vi dico la storia sommariamente. E questo bambino aveva, ci sono i verbali che ovviamente io ho pubblicato nel libro che ho qui, che è uscito un po' di tempo fa, dove descrivono il bambino con i calzini strappati, non aveva le scarpe il bambino, i calzini strappati e sporchi e logori, quindi è evidente che non è stato accompagnato ma è andato a piedi. E quindi quella condanna a Stefano Mele, perché per questo delitto c'è un condannato che era il marito di Barbara Locci, che sistematicamente mandava la propria moglie con altri uomini, o assisteva anche lui o partecipava, e quindi è difficile dare una connotazione di carattere passionale e incolpare il marito per gelosia in una situazione del genere. È chiaro che Stefano Mele non c'entra, anche perché poi descrive, lui si autoaccusa, però descrive delle cose molto importanti, che sono il punto di sparo. Lui dice: io ho sparato da davanti, dal finestrino davanti, mentre dietro, mentre noi ritroviamo i bossoli dalla parte dello sportello davanti. Quindi già questi sono alcuni elementi che mi portano a pensare che quello fu il primo delitto del mostro e non un delitto di clan, come è stato detto, organizzato, passionale, anche perché se fosse stato tale non si sarebbe scelta una sera dove c'era presente un testimone. Quindi la Locci usciva quasi tutte le sere con un uomo diverso, avrebbero scelto sicuramente una sera dove non c'era il figlio, il bambino, che seppur di 6 anni e 8 mesi era comunque una persona che poteva riconoscere l'assassino. Può essere preso dagli spari, perché loro sparano in una macchina, loro, lui, e quindi se era un parente non va a scegliere proprio quando c'è o il nipote o il figlio dietro. Ecco, questi sono, diciamo, gli elementi. Poi ci stanno tanti altri elementi, tipo il lampeggiante lasciato acceso, che è tipico di un omicidio rapido e poi l'assassino fugge via, perché se noi immaginiamo invece che l'azione sia avvenuta da più persone, 2 persone o 3 persone, una di esse si rende conto che il lampeggiante poi va spento, no? Perché se il bambino viene accompagnato rimane questa luce accesa che attira l'attenzione. Questo fa capire che è stato un delitto così d'impeto e poi l'assassino è fuggito. Ma il primo omicidio, questo del 68, comunque se non sbaglio, ha comunque già i connotati dell'omicidio maniacale, cioè tipo la catenina strappata. No, allora, non ha nessun elemento, perché non c'è l'uso del coltello. E questo è un qualcosa che si deve specificare. La catenina della Locci non era strappata, era comunque addosso a lei, quindi era, si è probabilmente strappata per lei era, è stata comunque il suo corpo è stato strattonato e rimesso sul sedile, però non sono state compiute altre azioni. Non si può dire che è stata rivestita, perché non sappiamo se si era spogliata, per esempio
c'è un avvocato che dice no, lei è stata rivestita, sapendo se si era spogliata, come facciamo a dire che è stata rivestita? E quindi in effetti certe operazioni che poi il mosso compirà dal delitto successivo e poi non le ritroviamo. Però si vede in questo il fatto che essendo il primo delitto è come se, non posso dire, che come se stesse affinando la tecnica, cioè che gli omicidi successivi erano più elaborati, però sì, perché lui acquisiva sicurezza, diciamo. Io penso che acquisiva sicurezza, quello era il primo, quindi spara, vede il bambino e va via, questa è una mia opinione. E nel secondo comincia un'evoluzione sadico-sessuale di overkilling, quindi già abbastanza evoluta da un punto di vista della psicopatia, no? Quindi agisce con 96 pugnalate post mortem sulla donna e inserisce un traccio di vite nella vagina. Questo nel secondo delitto, che avviene nel 74. E lui uccideva coppie, esclusivamente coppie appartate, e si accaniva sul corpo femminile. Però sceglieva una vittimologia che era appunto le coppiette, e quindi aveva bisogno della presenza dell'uomo, anche se poi era solo funzionale alla situazione, perché poi l'uomo non veniva poi sfregiato come la donna. Si assicurava che morisse solo da di colpi di pistola e da alcune pugnalate poi post mortem. E poi trascinava la donna un po' distante, faceva sempre la stessa operazione. Questo ci dice che siamo in presenza di un unico autore, un'unica mano, e che compie sempre la medesima operazione per 8 volte, per 7 volte, perché il primo non si può dire questo per la presenza del bambino. No, ma infatti proprio per questi 7/8, mettiamola così, o per dividere il primo omicidio, la cosa comunque interessante, e penso che tu ti sia anche interrogato su questo, anche penso con consulenze di psichiatri, psicologi, è il fatto comunque dell'escalation. Qui abbiamo 8 omicidi, il primo nel 68, 6 anni dopo il secondo, 7 anni dopo inizia veramente una serialità, proprio da tipico serial killer, come potrebbe essere lo Zodiac, che ammazzava comunque ogni 2-3 mesi, perché comunque lui ogni anno ha fatto, mentre però comunque da una parte uno potrebbe vedere il fatto che comunque questo autoalimentarsi, no, con la mania proprio del serial killer porta come necessità, no, di dover uccidere in maniera molto più ravvicinata. Però questo scarto, no, se uno ci pensa, dai primi 2 omicidi, da 68-81 sono ben 13 anni. Dal punto di vista temporale, generalmente anche nel ritratto del killer comunque psicologico, cosa si dice? Cioè, qual è la teoria, allora, più fondata secondo la te? La teoria più fondata è quella che la letteratura criminologica e criminale ci consegna, cioè questo periodo si chiama il cooling off, raffreddamento emotivo, che spesso è avvenuto in altri serial killer, non è una cosa impossibile, lo ritroviamo in altre situazioni. Quello che non ritroviamo è la componente del gruppo che agisce per 17 anni, quello assolutamente non la ritroviamo in nessun caso della letteratura mondiale. E quindi poi, come dicevi tu, dall'81 in poi comincia ogni anno, si sente, entra un po' più nel personaggio, perché poi i giornali cominciano a parlare di lui, e quindi probabilmente lui comincia, oltre ad avere più sicurezza, comincia a entrare un po' nel personaggio, e quindi ogni anno in estate si aspettava questo famoso delitto del mostro, e puntualmente fino all'85 ogni estate dall'81 avveniva un delitto del mostro di Firenze, con le stesse modalità, con la stessa arma, con la stessa vittimologia e con lo stesso modus operandi, che è la firma poi dell'omicida, quella che viene chiamata la firma degli americani. Tu hai detto che essenzialmente inferiva sul corpo della donna, però c'è anche l'omicidio di 2 ragazzi. Sì, nell'83. Sì,
tu pensi che sia effettivamente un errore, come hanno detto, oppure una cosa voluta? Perché comunque, per esempio, mi viene in mente Filastò, lui dice che c'erano testimonianze delle persone che comunque abitavano vicino a dove era piantata il camper di questi due ragazzi, e le persone lì comunque dicevano che loro erano diversi giorni che erano lì e nessuno ha pensato che una dei due fosse una donna. Quindi pensare che sia stato scambiato per una donna, anche se aveva i capelli lunghi, è comunque una forzatura, diciamo. Sì, hai ragione, perché poi ci stanno altri due elementi a supporto di quello che stai dicendo, che sono elementi alla maggior parte delle persone sconosciuti. Allora, si parlò di un errore del mostro in quanto avrebbe scambiato uno dei due ragazzi perché aveva i capelli lunghi. Allora, io sono andato a vedere le foto, purtroppo lo devo dire, dei cadaveri, e questo ragazzo biondo, nella foto della carta d'identità, aveva i capelli lunghi, ma al momento della morte non aveva i capelli lunghi, quindi li aveva fino qua. Difficile scambiarlo per una donna. Altro elemento, uno dei due ragazzi che viene menzionato dai testimoni che dici tu, che dicono di aver visto un ragazzo col pizzetto, no? Con il pizzo, come appariva nella foto pubblicata dai giornali, quando è morto non aveva il pizzetto. Quindi quella testimonianza lì è da buttar via. Quindi tu pensi che abbia fatto apposta? Secondo me sì, anche perché poi vicino vengono ritrovate le riviste pornografiche Golden Gay, quindi a carattere omosessuale. Non pensi che sia un caso il fatto che ci sia una... Cioè tu la ricolleghi al fatto che quella rivista fosse lasciata lì da ragazzi o che ce l'abbia messa... No, secondo me l'ha messa lui, perché era sistemata proprio a mo' di altarino, no? Sì. Quindi era messa un po' distante dal furgone, però era sistemata in un certo modo, quindi era nuova, quindi non era già lì da tempo, perché hanno fatto l'analisi sulla... le pagine erano, insomma, pulite, è stata messa da poco. Cioè abbiamo ripercorso intanto velocemente gli omicidi, arriveremo comunque a toccarli, penso, in maniera trasversale ogni singolo omicidio. E io ora, per fare la classica domanda da un milione di dollari, per poi ritornare indietro, come bello anche in queste discussioni, ti chiedo, perché no, chi è veramente, tutti se lo aspettano, diventeremo come indovina chi, agli occhiali e rose, poi rimarrà solo uno. No, la domanda... piuttosto banale, però comunque è sempre un interrogativo: perché ha smesso nell'85? Cioè, non so, questa domanda forse non ci sarà mai risposta, però è sempre il classico interrogativo, cioè quando c'è un raptus di questo tipo, tu comunque hai confermato in quello che è il profilo del serial killer questa escalation e questa necessità di colpire in maniera continua, all'improvviso l'85 finisce. Ed ecco perché io comunque poi ti apro un'altra digressione, il perché si creano le sovrainterpretazioni. Sì. E quindi si potrebbe aprire il caso Narducci, esatto, che viene avvicinato, si pensa che facesse parte di un secondo livello, che forse questo medico perugino fosse davvero lui il killer, è morto, guarda caso, due mesi prima, un mese dopo di Scopeti, e poi il mostro si ferma. Diciamo che una dinamica di questo tipo, che comunque può giocare sulla sovrainterpretazione, sul complotto, ha creato ancora più un groviglio in quello che immagino fosse l'inchiesta del tempo. Quindi l'idea che ti sei fatta tu, nell'85 ha smesso. È successo qualcosa sicuramente, perché allora c'è da dire questo, che non era un serial killer compulsivo, era un serial killer freddo, quindi le sue azioni venivano portate e venivano eseguite in maniera razionale e fredda nello stesso modo. Quindi questa tipologia di assassini hanno anche a volte la capacità di fermarsi quando si sentono in pericolo. Nasce la SAM, che era la squadra antimostro, questa nasce dopo il delitto dell'84, quindi dall'84 all'85 c'è tutta un'operazione si intensifica l'attività di indagine in maniera estremamente pesante. Vengono introdotte delle finte coppie, finte coppie in auto blindate, ovviamente erano poliziotti, e guarda caso
lui nell'ultimo delitto non va a colpire una coppia in auto come ha fatto tutte le altre volte, ma va a colpire una coppia di turisti in tenda. Da qui nasce l'ipotesi del mostro che era una persona vicino alle indagini, che conosceva i protocolli di indagine. E qui io mi trovo molto d'accordo, perché abbiamo vari indicatori oltre a questo, abbiamo tantissimi indicatori che dopo ti dirò, non del poliziotto come dice l'avvocato Filastò, però di una persona che comunque aveva cognizione di quelli che erano, potevano essere i protocolli di indagine. Allora, perché smette? Può essere perché gli succede qualcosa, può darsi perché si sente braccato e quindi sente che è venuto il momento di smettere, è impossibilitato a magari ad agire per problemi fisici o problemi pratici, quindi finiscono le munizioni, le armi, l'arma non può essere, perché comunque furono sequestrate tutte le, quasi tutte in Toscana le berette, le beretta calibro 22, quindi ci fu un'operazione di ricerca spaventosa, e quindi comprare dei bossoli nuovi era diventato difficile. Questa può essere una motivazione. L'ultima che hai citato tu, che fu un'ipotesi investigativa, è del caso Narducci, che morì un mese dopo l'ultimo delitto del mostro. Infatti da qui si è costruita poi un'ipotesi che Narducci facesse parte, già dall'86-87 Vigna fece fare gli accertamenti su Perugia. Diciamo che il caso Narducci ti ha dato altro materiale per il dog crime, visto che hai preso due linee parallele, insomma c'è il tuo caso Narducci, quindi comunque penso che anche per quello che ho letto è tutto, personalmente tendi a escludere l'ipotesi che possa essere il mostro, diciamo, to cure, però tendenzialmente hai lasciato aperto questa pista perché qualcosa che non torna c'è dal punto di vista giudiziario, cioè ormai sembra quasi comprovato il fatto dello scambio del cadavere, o anche qui tu ricercando non si può comprovare al 100% che... Allora, bisogna distinguere, innanzitutto, allora, io ho trattato i due casi separatamente perché è giusto che sia così. Caso Narducci è stato ha avuto delle sentenze definitive e quindi ho dovuto diciamo scinderlo dal caso del mostro di Firenze, mentre il mostro di Firenze è rimasto pending, quindi abbiamo dei condannati come esecutori, non si è ben capito che ruolo avessero per delle sentenze. Caso Narducci abbiamo delle assoluzioni, poi abbiamo anche una sentenza verso le assoluzioni, quindi ci sono delle prescrizioni, però si è chiuso come caso. Io l'ho trattato singolarmente con un documentario che si chiama appunto Il caso Narducci, che tornerà in onda su Italia 7 ad agosto, non mi ricordo il giorno però. E secondo me, a livello di opinione, non a livello di sentenze, perché le sentenze ci dicono che non ci fu scambio di cadavere, attenzione, a livello di opinione ci fu, mia, opinione mia. Il pescatore dichiara questa cosa, poi non c'è scritto nei verbali. Ci sono delle perizie che... ci fu una guerra di perizie poi alla fine, no? In tribunale, delle perizie fatte fare dal PM Giuliano Minini, dal professor Pierucci di Pavia, che diceva che quel corpo non era mai stato in acqua, che non poteva essere del Narducci, di quello ripescato quando ci fu la riesumazione, e ci stanno delle altre perizie fatte dai periti della famiglia Narducci che ci dicono il contrario. Io a livello di opinione, di sensazione, avendo letto le carte, mi sono fatto questa opinione, però è un'opinione mia personale. Come si concilia il fatto che molti hanno insistito su secondi livelli, terzi livelli, comunque un gruppo che uccideva, quando mandanti, quando in realtà il modus operandi del mostro è quello di spargere il terrore, cioè un'organizzazione, diciamo, almeno
per, a livello logico, non avrebbe interesse a, ad aumentare il numero della polizia in giro, mentre lui lo faceva, perché comunque inviando la lettera, avvertendo le autorità, chiaramente crea ancora più panico. Quindi, cioè, la mia impressione è quella che lui agisse come, come magari appunto faceva Zodiac, che minacciava, diceva che avrebbe fatto esplodere l'autobus. Quindi perché si è insistito così tanto sul, sulla setta, sul, su, su queste cose qua? Perché non sapevano dove andare a parare, questa è la verità. Il discorso è questo: per un decennio e forse più si è giustamente perseguita la, la pista del serial killer, come la letteratura e come tutto il mondo è avvenuto, no? Quindi anche in Italia è avvenuto, quindi non come il mostro di Firenze, però c'è stato quello di Modena, il mostro di Modena, varie... Sì. E quindi per più di un decennio, anzi 15 anni, anzi di più, fino al processo Pacciani viene portato in aula e viene condannato per con 16 ergastoli come serial killer, unico. Lo stesso PM che fa la requisitoria, quindi lo connota come serial killer unico, è lo stesso PM che poi propone l'ipotesi dei complici. È lo stesso PM che poi propone l'ipotesi dei mandanti, è lo stesso PM che poi appoggia, quindi è tutto assurdo questo. Cioè, in questi delitti che hanno una connotazione a sfondo sessuale, l'impulso parte da un individuo, non c'è mai stato un qualcuno che ordinasse delitti a sfondo sessuale per farli fare ad altre persone. Infatti, cioè, anche perché se questo fosse vero, l'interesse sarebbe quello di creare meno caos possibile, non il più possibile. No, ma poi anche la tipologia delle persone, perché noi stiamo parlando, io non so, avrete sicuramente visto su YouTube questi soggetti, no? A parte il Pacciani, il Vanni, Lotti, cioè erano ubriaconi di paese. E quindi io vorrei sapere chi di voi affiderebbe a quelle persone lì, che poi io sono andato praticamente a San Casciano tantissime volte, quindi mi hanno testimoniato persone che li hanno conosciuti, insomma, da un quoziente intellettivo estremamente basso al Vanni, che era ubriaco alle 7 della mattina. Quindi il poter credere che esiste una persona che non solo affida ad altri per un periodo di tempo di 17 anni, ripeto, 10, quello che sia, ma utilizzasse questo tipo di persone per farli, che la mattina si potrebbero trovare all'osteria e ridire tutto, è veramente assurdo tutto questo. Io proprio su questo anche, cioè, cerco di fare delle domande e tu puoi anche riagganciarti a degli avvenimenti del mostro, anche per il pubblico almeno si riorienta in questo caos di cui parlavamo. Stavi dicendo: come possiamo pensare che uno come Vanni o come Pacciani mandi una lettera di sfida con dei ritagli di giornale con dentro il lembo del seno dell'ultima vittima? Cioè, come minimo, certo. Cioè, io penso che gli anni l'avrebbero già trovato negli anni 2000. Ma lo stesso, cioè, Pacciani che compie il delitto nel 51 dell'amante, Miranda Bugli, no? Il famoso delitto della tassinaia, il giorno dopo stava già in galera perché si ubriacò e confessò subito il giorno dopo. Quindi erano personaggi di questo calibro, di questo tipo. E poi, al di là di questo tipo di considerazioni, per dare un ergastolo o 16 ergastoli come furono dati a questa gente qui, ci vogliono delle prove. Qui prove, io faccio presente che l'unica fonte di prova, e questo è un elemento molto importante che troverete nel libro, perché il libro ha anche una parte giuridica molto sviluppata, l'unica fonte di prova fu Giancarlo Lotti, questa persona con un quoziente intellettivo estremamente basso, che si autoaccusò per alcuni omicidi, poi ci arriva piano piano a dirlo, eccetera,
e chiama in causa il Vanni e il Pacciani. Il Pacciani già era morto, quindi non si poteva difendere. Il Vanni nega, ha sempre negato. L'unica fronte di prova è Giancarlo Lotti. Il problema è che questa confessione, in tutta la descrizione, io quando chiamo in Correità dice c'ero anch'io e c'era lui con me, devo portare degli elementi di riscontro ai giudici, alla corte, no? E lui porta tutti gli elementi, quasi la maggior parte degli elementi che lui porta sono sbagliati. Quindi dice un giorno per un altro. Scopeti dice la domenica, invece è successo sabato e venerdì. Dice i tedeschi furono uccisi, sparai io, erano davanti al furgone, al volante, e invece erano dietro. E Pucci dice che era l'altro testimone, i francesi nella tenda morirono. Queste sono tutte trascrizioni di verbali di processi che trovate lì, non è che lo dico io. Pucci dice che i due ragazzi furono rinvenuti francesi nella tenda, morti nella tenda, quando il ragazzo fu trovato fuori, 12 metri più lontano. Quindi come si fa a emettere delle sentenze quando tu hai testimoni come unica fonte di prova questo tipo di testimonianza? C'è qualcosa che non va alla base, no? Quindi per riaumentare un po'. Poi i soldi del Pacciani, qui fammi spendere. Certo, assolutamente. Fammi spendere qualche parola per rompere questa leggenda metropolitana che voleva Pacciani ultramilionario, no? Che hanno tirato fuori alcuni investigatori, alcuni magistrati. Allora, Pacciani è documentalmente dimostrato che a Pacciani vengono ritrovati 120 milioni di lire, che è una consistente somma, però vengono ritrovati nel 92. Quello che abbiamo scoperto andando nelle carte processuali di indagine, che nell'85, cioè anno dell'ultimo delitto, perché si diceva Pacciani veniva pagato per compiere questi delitti, allora innanzitutto Vanni e Lotti non gli trovano una lira, quindi si capisce perché Pacciani doveva essere pagato e loro due no. Comunque, nell'85 Pacciani viene trovato in possesso di 80 milioni di lire, che reinveste in buoni fruttiferi postali, che nell'85-86 raddoppiavano dopo 7 anni. Ecco qui che nel 92 noi abbiamo i 150 milioni. Quindi questo stronca definitivamente il fatto che Pacciani era miliardario, milionario, che veniva pagato. I versamenti che vengono fatti agli uffici postali, in cui si fa riferimento in alcuni libri del Pacciani in vari uffici postali, sono versamenti di 500.000 lire. Perché paghiamo il delitto di una coppia 500.000 lire? Cioè, poi noi vediamo questi personaggi e vanno in televisione e dicono queste cose. Andiamo a vedere i documenti. Io sono andato a vedere i documenti e l'ho pubblicato. Ho detto, signori, qua non torna nulla. Il farmacista Calamandrei fu assolto perché fu accusato di essere il mandante, fu assolto perché il fatto non sussiste, per questi motivi, perché il Pacciani e non fu trovato in possesso di questi miliardi che viene ho sentito dire 900 milioni di lire attuali, ma di che? Dove? Noi abbiamo 80 milioni di lire, sono sempre tanti, per carità, però sappiamo che Pacciani aveva comunque avuto delle attività lavorative, aveva avuto una causa lavorativa, era un risparmioso, magari faceva parecchio lavoro in nero, quindi è comunque una somma consistente, ma non nelle proporzioni in cui veniva detto. E Calamandrei viene assolto perché nei delitti dell'82 di Baccaiano e nei delitti dell'83 dei Giogoli, dove c'erano due uomini, non c'erano scissioni, quindi cade l'oggetto dell'accusa, non essendoci scissioni, perché per cosa veniva pagato il Pacciani?
Ora, ritornando un attimo a Lotti, prima che hai nominato, cioè in questa storia ci sono, come appunto lui, persone che hanno comunque confessato, hanno detto di aver fatto queste cose, quando poi, vabbè, sappiamo che non è vero. Però allora, perché fare una cosa del genere? Cioè, un'imbeccata avuta da qualcuno, oppure, non lo so, mania di protagonismo, oppure... cos'è che porta una persona a confessare una cosa così se non è vera? Allora, innanzitutto possiamo dire che non è né il primo né l'ultimo caso. In Italia ce ne stanno, sono stati tantissimi, no? Quando si entra in un regime di protezione, era una legge che, non so se c'è ancora, comunque era una legge applicata ai pentiti di mafia, una persona viene messa in regime di protezione, quindi viene... Lotti non va in carcere, attenzione. Lotti passa da una condizione che era quella di indigenza totale, non aveva lavoro, non aveva casa, non aveva famiglia, non aveva nulla, era una sorta di barbone e viveva in una comunità di extracomunitari ospitato da un prete, Don Poli, e viene imbeccato? Secondo me sì, viene imbeccato, perché Lotti, lo vediamo nei racconti che lui fa ai magistrati, aggiusta le situazioni di volta in volta, cioè prima dichiara una cosa, poi il giorno dopo torna in aula e dice no, devo fare una rettifica a quello che ho detto ieri, i tedeschi non sono stati uccisi davanti al volante, sono stati uccisi dietro, e questo si ripete molte volte. Lui inizia dicendo che loro si fermarono a Scopeti per fare un bisogno, poi comincia a dire delle cose diverse, si vede che comunque noi non sappiamo realmente dove questa persona viene detenuta o viene sorvegliata, oppure se viene avvicinata da qualche estraneo che gli dice delle cose, perché all'inizio non dimostra sapere molto della vicenda, capisci? E quindi racconta delle cose estremamente inverosimili, poi piano piano aggiusta il tiro, ma lo fa gradualmente nel corso di anni, quindi il processo va avanti primo, secondo e terzo grado. E dopo il 2000, quindi dopo 4 anni, Lotti finalmente entra in carcere. Entra in carcere dopo la sentenza di Cassazione e dopo poco muore di malattia. Quindi se non fosse morto, magari sarebbe stato interessante sapere se queste accuse che lui fece nei confronti di Vanni e di Pacciani negli anni avessero retto al carcere, perché lui era pagato e quindi era in una condizione molto più favorevole a quella precedente. Torno un pochino indietro, sempre per ricostruire questo complesso caleidoscopio comunque che mostra di Firenze, al momento che sono state create anche lì molte sovrainterpretazioni interrogativi, mi chiedevo per la vicenda Spalletti, non l'allenatore dell'Inter, comunque però so Mario si strabuzzi già gli occhi, però c'è chi dietro questa cosa, non so che è lunga, però vabbè, cercando di fare un po' in stile Bignami, no? C'è questa sorta di sapeva, aveva visto, non poteva parlare. Cioè, se vuoi un attimo raccontare che Spalletti, perché non voglio dare per scontato questa cosa, per un altro elemento, poi tanto sai che arriveremo che a giovedì l'acqua alla fine, quindi andremo poi in cacciata. Allora, Martino Rossi racconterà chi è Spalletti, poi... No, questo personaggio, diciamo, questo guardone che insieme a un amico pare che abbia visto qualcosa e viene quindi incarcerato perché sperano che dica qualcosa, quello che ha visto, ma lui alla fine, ancora oggi, non ha detto niente, è rimasto cucito nelle sue posizioni, anche perché si è particolarmente spaventato da come è stato trattato sia a livello mediatico, perché comunque è saltato subito fuori il suo nome, la moglie, sono andato a intervistare, il numero di targa, il modello dell'auto, eccetera.
il Fosco Fabbri poi gli ha girato, diciamo, le spalle, e lui aveva parlato, pare, al bar con la moglie di una coppia uccisa prima che venisse ritrovata. Quindi è per questo che poi cattura l'attenzione di chi indagava, perché dice o lui è il mostro oppure ha visto questo mostro. Però ancora non si sa se ha visto qualcosa o se è solo un enorme gonfiamento mediatico, sempre. Può darsi, io non lo so, come te come la pensi su questa cosa? Io volevo parlare con lui, però no, io però non mi azzardo a disturbare le persone, non ce l'ho la faccia tosta, lui ce l'ha la faccia tosta per disturbare le persone. Ci ha provato uno Spalletti. Spalletti, no, Spalletti dice semplicemente che non ha visto i cadaveri, quindi secondo me è credibile. Certo, ci fu l'errore di arrestarlo. Spalletti era un guardone, cioè si era dedito all'attività di voyeurismo, e quindi era certo che era lì in zona quando avvenne quell'omicidio lì. Però io non credo che abbia visto, più probabile che abbia visto l'altro guardone, che era Fabbri. Questo lo dico in virtù del fatto che il suo percorso per andare poi a casa dove abitava all'epoca era più favorevole a lui rispetto a Spalletti. Spalletti fu arrestato e secondo me fu un errore, perché se fosse stato